Curiosità, aneddoti ed episodi bizzarri da tutto il mondo. Solo qui, su Atena, la conoscenza in supposte. L'attrazione. Quale insondabile scherzo del corpo. Molti credono che si rimanga attratti da determinate persone per scelte consapevoli e pensate. Niente di più sbagliato. È il corpo dell'altro che manda al nostro determinati segnali, è tutta una faccenda biochimica. E quando provi attrazione per qualcuno, il tuo corpo invia segnali inconfondibili che è quasi impossibile nascondere, dei quali a volte non ci si rende neppure conto. Perché succede questo? Determinate reazioni fisiologiche e comportamentali hanno la dichiarata, seppure inconscia, funzione di renderci più attraente agli occhi del potenziale partner. Il nostro amore è come una rosa rossa rossissima e io una spina un poco lunghissima. Psicologi e scienziati ne hanno trovati molti, ma sono soprattutto 5 i segnali che testimoniano il nostro interesse verso un'altra persona o, al contrario, l'interesse di un'altra persona nei nostri confronti. Le 5 regole dell'attrazione. Numero 1. Abbassi o alzi il tono della voce. I ricercatori hanno scoperto che quando sono attratti da qualcuno, gli uomini tendono a produrre una voce molto più profonda del solito. Al contrario, le donne, se sono interessate all'interlocutore, tendono inconsapevolmente a produrre una voce più squillante e seducente. Insomma, adoperiamo la nostra voce come uno strumento musicale per toccare le sue corde nascoste. Numero 2. Dilati le pupille. Quando si è colpiti da una persona attraente, il cervello rilascia immediatamente dopamina che provoca, tra le altre tantissime cose, la dilatazione delle pupille. Questo perché la dopamina agisce sulle terminazioni nervose dei nostri occhi, facendo contrarre i muscoli e dilatare le pupille. Numero 3. Imiti i gesti di chi ti attrae. Gli anglosassoni lo chiamano mirroring. Se una persona ti attrae inconsciamente, sempre inconsciamente, tendi a imitare il suo linguaggio verbale e non verbale. Insomma, gli o le stai dicendo: guardami attentamente, sono come te. E la cosa sembrerebbe essere apprezzata. Numero 4. Ti sudano le mani. Questa la sapevate tutti, lo so. A chi non è mai capitato che gli sudassero le mani in certe situazioni? Ma anche per questo c'è ovviamente una ragione scientifica. Quando siamo attratti da qualcuno, la dopamina, la noradrenalina e la serotonina agiscono sulle ghiandole del sudore e visto che ben 2/3 di queste ghiandole si trovano proprio sul palmo delle mani, è facile che l'emozione giochi un brutto scherzo, soprattutto negli uomini. Numero 5. Sei particolarmente loquace e il cuore batte più velocemente. Quando si è attratti, il nostro cervello manda un'intensa scarica di adrenalina che comporta una notevole accelerazione del battito cardiaco. Ma soprattutto ci regala un'irrefrenabile voglia di chiacchierare, proprio per creare un contatto con la persona che ci piace. Senza esagerare però, mi raccomando, loquace sì, logorroico no. Ah, se fossimo sempre sotto attrazione, saremmo sempre a 1000. Quindi la prossima volta fai attenzione se intravedi questi piccoli segnali nella persona che hai di fronte. Potrebbe provare attrazione per te. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e commenta e diventa fan della pagina. Atena, la conoscenza in supposte.